Belen in crisi con Iannone, la mancata conduzione dei mondiali in TV sarebbe tra i motivi. La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarebbe definitivamente giunta al capolinea. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, ecco che il settimanale Sky ha fornito dei nuovi dettagli su quella che sarebbe la motivazione che avrebbe portato i due fidanzati a dirsi addio. Si era parlato di un possibile ritorno di fiamma con Fabrizio Corona, ma a quanto pare la crisi tra la Rodriguez e Iannone non avrebbe nulla a che vedere con il ritorno in libertà dell'ex re dei paparazzi. La coppia Belen-Andrea sarebbe scoppiata. Le indiscrezioni riportate sulle pagine della rivista di Gossip Spy, infatti, rivelano che Belen Rodriguez avrebbe deciso di prendersi un periodo di riflessione. Con il pilota della MotoGP perché in questo momento intende concentrarsi solo ed esclusivamente ai suoi prossimi impegni televisivi. La showgirl argentina, infatti, sarà una delle protagoniste dello show di seconda serata dedicato ai mondiali che andrà in onda su Canale 5 dal prossimo venerdì 15 giugno. In un primo momento si era parlato di Belen Rodriguez come possibile conduttrice ufficiale della trasmissione Mediaset dedicata ai mondiali di calcio, ma poi i vertici del Biscione hanno preso una decisione differente. I due conduttori ufficiali del programma che mescolerà calcio e intrattenimento saranno Ilary Blasi e Nicola Savino. Ai due si aggiungerà poi Belen, che potrebbe ricoprire il ruolo di inviata e la Jalapas Band con le loro voci fuori campo. Ilary Blasi preferita alla Rodriguez nel programma dei mondiali, ebbene questa decisione Mediaset di affidare la conduzione del programma. A Ilary Blasi avrebbe un po' ferito Belen, la quale avrebbe deciso di concentrarsi solo sul lavoro in questo momento delicato della sua carriera. Punto esclamativo? E così la Rodriguez avrebbe chiesto ad Andrea Iannone un periodo di pausa per poter riflettere e capire. Sempre secondo le indiscrezioni di Sky il pilota della MotoGP avrebbe accettato la decisione di Belen ma al tempo stesso starebbe soffrendo molto in silenzio. Nel frattempo Belen si lascia coccolare da mamma Veronica e papà Gustavo. Quest'ultimo, dopo aver lasciato l'Italia per motivi familiari, era tornato in Argentina per assistere la mamma malata, è ritornato di nuovo nel nostro paese. Così come testimoniano le tante fotografie che in questi giorni la stessa Belen e gli altri componenti della sua famiglia hanno postato su Instagram.